Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso finché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal breve saggio sulla divina volontà, volume 12, 22 febbraio 1921. È mio solito, dopo aver parlato, fare silenzio, dice Gesù.
Voglio riposarmi nella mia stessa opera uscita da me. E questo lo feci nella mia creazione. Dopo aver detto Fiat Lux, e la luce fu, Fiat a tutte le altre cose, e le cose uscirono a vita, volli riposare, e la mia luce eterna riposò nella luce uscita dal te nel tempo. Il mio amore riposò nell'amore con cui investì tutto il creato, la mia bellezza riposò nell'universo. Tutto mi temprai della mia stessa bellezza, come pure riposò la mia sapienza e potenza, in cui ordinai tutto con tale sapienza e potenza che io stesso, guardando, dissi: com'è bella l'opera da me uscita. Voglio riposarmi in lei. Così faccio per le anime, dopo aver parlato, voglio riposarmi e godere gli effetti della mia parola. Dopo ciò ho soggiunto: diciamo insieme un Fiat e tutto, cielo e terra, si riempiva dell'adorazione alla Maestà Suprema. E di nuovo ho ripetuto Fiat, ed il sangue, le piaghe, le pene di Gesù sorgevano, si moltiplicavano all'infinito. E poi una terza volta Fiat, e questo si moltiplicava in tutte le volontà delle creature per santificarle. Poi mi ha detto: figlia mia, questi tre Fiat sono il Creante, il redimente, il santificante. Nel creare l'uomo lo dotai di tre potenze, intelletto, memoria e volontà, e con tre fiat compirò l'opera di santificazione sull'uomo. Nel fiat creante, l'intelletto dell'uomo resta come rapito, tante cose l'uomo comprende di me e quanto io lo ami, essendo io nascosto in tutte le cose create. Ciò per farmi conoscere e per dargli amore, per farmi amare. Nel fiat della redenzione o redimente, la memoria dell'uomo resta come incantata dagli eccessi del mio amore nel patire. Ciò per aiutare e per salvare l'uomo nello stato di colpa. Nel terzo fiat, che è il fiat santificante, il mio amore vuole manifestarsi di più. Io voglio assistere la volontà umana, voglio mettere a sostegno della volontà dell'uomo la mia stessa volontà, in modo che la volontà umana resti non solo rapita e incatenata, ma anche sostenuta da una volontà eterna. L'uomo, essendo così sostenuto in tutto, alla volontà eterna quasi non potrà sfuggire. Non finiranno le generazioni prima che la mia volontà regni sulla terra. Il mio Fiat redimente si metterà in mezzo tra il Fiat creante e il Fiat santificante. Si uniranno i tre insieme e compiranno la santificazione dell'uomo. Il terzo Fiat darà tale grazia alla creatura da farla tornare quasi allo stato di origine. Quando avrò visto l'uomo, così come da me fu creato, la mia opera sarà completa ed io avrò il mio riposo perpetuo nell'ultimo Fiat. Soltanto la vita nel mio volere ridonerà all'uomo lo stato di origine. Il terzo fiat, il mio fiat voluntas tua, come in cielo così in terra, sarà come l'arcobaleno che si vide in cielo dopo il diluvio e che come iride di pace assicurò gli uomini che il diluvio era cessato. Così sarà per il terzo fiat. Quando sarà conosciuto, queste anime amanti e disinteressate verranno a vivere nel mio Fiat. Queste anime saranno come arcobaleni, che quali iridi di pace rappacificheranno il cielo con la terra e manderanno via il diluvio di tante colpe che non dalla terra. Queste iridi di pace avranno per vita il terzo Fiat. Così il mio Fiat, voluntas tua, avrà compimento in loro. Come il secondo Fiat mi chiamò sulla terra a vivere in mezzo agli uomini, così il terzo Fiat chiamerà la mia volontà nelle anime a regnarvi come in cielo, così in terra. Figlia mia, continua ancora Gesù a Luisa, e siamo qui passati al 2 marzo 1921, stesso volume. Vieni nella mia volontà, voglio che tu insieme con me nel mio volere ti dedichi a preparare l'era della mia volontà. Quando ti inoltrerai nella via del mio volere si formerà l'iride di pace, che a sua volta formerà l'anello di congiunzione tra la volontà divina e quella umana. Da ciò avrà vita la mia volontà sulla terra ed avrà origine l'esaudimento della preghiera mia e di tutta la Chiesa. Venga il regno tuo e sia fatta la volontà tua, come in cielo,
così in terra. Anche questi ultimi scritti, come nelle meditazioni precedenti, ripropongono alla nostra attenzione e preghiera il tema dei tre fiat e la loro attribuzione analogica alle tre facoltà spirituali dell'intelletto. Sono molto belli gli esempi che fa Gesù, che approfondiremo brevemente nella meditazione, preceduto il tutto dalla considerazione sul riposo divino. Ecco, noi sappiamo che la Sacra Scrittura ci dice che dopo aver creato, Dio si riposò. Ovviamente questo stabilì anche il giorno del Signore, no? Che è il giorno del riposo dalle cose create. Possiamo tranquillamente dire che anche dopo l'opera della redenzione, nostro Signore si riposò. Quindi è risorto ed è asceso al cielo, quindi è cessato dalle sue fatiche, diciamo, fisiche, terrene. E il Signore riposerà anche nel Fiat santificante, Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Quando? Quando vedrà gli uomini entrati nel regno del voler divino e potrà ricontemplarne, da un punto di vista oggettivo, la bellezza con cui erano stati creati. È bellissimo vedere questa immagine del nostro Dio che al termine della creazione non è che si riposa nel senso di cessare dalla fatica, perché Dio non fa fatica nelle opere che fa, non esiste fatica in Dio. Il riposo in Dio, che poi è anche il riposo per noi, il riposo è cosa diversa dall'ozio, noi dobbiamo imparare anche a riposare se vogliamo essere santi. Il riposo non è altro che la contemplazione della bellezza, stante a quello che ci dice Gesù. Il riposo di Dio fu gettare uno sguardo sulla creazione e vedervi riflessa la sua bellezza, vedervi riflesso il suo amore, vedervi riflessa la sua sapienza, vedervi riflessa la sua potenza e vedervi riflessa la sua luce eterna. Questo fu il riposo di Dio, no? Ecco. Noi abbiamo bisogno, come dire, di riposo materiale, umano, perché siamo anche un corpo. Ma il vero riposo, questo è una piccolissima divagazione anche per imparare a santificare il giorno del Signore, è il riposo dell'anima, è godimento, cioè delle bellezze, ovviamente divine, sparse dappertutto. E che dobbiamo imparare a conoscere e riconoscere. Ecco, per Dio l'operazione era molto molto facile, insomma, no? Per noi a volte lo è un po' meno, ma si riposa nel Signore, come dice, come insegna San Paolo. E riposarsi nel Signore, ecco, significa non oziare, ecco, ma con Lui e in Lui contemplare le bellezze. Anche quelle che compie nella nostra vita, no? Noi non possiamo essere, ecco, di quelle anime che trascorrono il tempo a sciorinare una serie infinita e perpetua di lamenti e di insoddisfazione al nostro Signore come se nulla facesse di buono, no? Noi non ci facciamo caso a queste cose, ma queste sono cose brutte. Ecco, sono cose molto umane, altro che Fiat Supremo, altro che Divina Volontà. La nostra vita dovrebbe trascorrere in un canto di lode ininterrotto al Signore, e attenzione, un canto di lode ininterrotto qualunque cosa lui faccia, ecco, dicendogli sempre: tu hai fatto bene tutte le cose, ti amo con la tua volontà e tutto ricevo dalle tue mani, come un gesto di amore, come un ti amo e con un ti amo te lo ricambio. Questo in tutto, sempre, per tutto. Cioè, la vita deve diventare una cosa di questo genere. E anche le croci, e anche le pene, quelle realtà che fanno parte, ecco, del Fiat redimente, che ricordiamo sempre non è finito, ecco, ma prosegue ed è in atto e non sarà finito, ecco, mai. Cioè questi tre momenti del Fiat, io ricordo sempre quando parlo di queste cose, sono un po' come l'Antico e il Nuovo Testamento, non bisogna, ecco, come il rapporto tra la legge antica e la legge nuova. È chiaro che il Vangelo supera la legge mosaica, no?
ma non la rinnega, la comprende superandola. Ecco, per cui mai pensare che nel fiat santificante ci dimentichiamo il fiat redimente, quindi non pensiamo più alla passione e alle sofferenze di Gesù, non ci sforziamo di imitarne la pazienza e lo spirito di mortificazione come hanno fatto tutti quanti i santi. Andiamo a vivere in questa contemplazione ininterrotta, ecco, tra giri e contemplazioni varie, ecco, ci quasi dimentichiamo di tutto quanto il resto, no? Questa è un'interpretazione aberrante, ecco, del divin volere, un po' come quella che facevano gli antichi eretici che dicevano che col Nuovo Testamento l'Antico è abolito, la Chiesa non ha mai avallato queste cose, il Nuovo non è abolito manco per niente, perché Gesù ha detto non sono venuto per abolire, ma per perfezionare. E così il fiat santificante è un portare a compimento perfetto l'opera della creazione attraverso la redenzione che si è resa necessaria a causa della prevaricazione dell'uomo, a causa della nascita dell'umana volontà separata dalla divina. Ecco, altrimenti come dire, il secondo atto sarebbe stato bypassato, saremmo passati direttamente all'incarnazione. In dolore e senza la croce, ecco, che invece è diventata e sempre sarà pilastro e baluardo di salvezza, con la differenza che nel fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra le croci saranno abbracciate con un amore immenso e infinito e con uno spirito di abbandono totale, perché quello che conta per un figlio del divin volere è che una data cosa sia divina volontà. E quando lo è, fa niente quello che sia. Può essere una notizia lieta, può essere un'estasi, d'accordo, se uno ha questo dono, oppure può essere un grande sacrificio, una grande rinuncia, una sofferenza fisica, una privazione, un digiuno, un gesto ascetico di mortificazione. Non fa niente quello che sia. Quello che conta è che sia voluntas Dei. Ecco. Tutto in voluntate Dei. Questo è quello che conta. Allora, molto bello quello che dice Gesù, no? Per risvegliare il senso del fiat creante e per far comprendere anche redimente e santificante, esorta Luisa a dire insieme un fiat e gliene fa dire tre. E dice, quali sono gli effetti di questi tre fiat? Col primo, tutto cielo e terra si riempia dell'adorazione alla Maestà Suprema. Questo è il fiat creante, no? E quindi, quando noi facciamo un giro nel fiat creante, di fatto noi moltiplichiamo gli atti di adorazione e di riparazione a Dio, a Lui dovuti per il creato, per tutta la creazione e per tutte le creature. La potenza moltiplicatrice degli atti della Divina Volontà, ricordiamolo sempre. Poi pronuncia il secondo fiat, ed il sangue, le piaghe, le pene di Gesù sorgevano e si moltiplicavano all'infinito. Noi abbiamo un'occasione, diciamo, d'oro per stare in perpetuo e quotidiano contatto con il fiat redimente attraverso le ore della passione. Tra l'altro, fatte così come le fa, come Gesù le ha insegnate a Luisa, evidentemente contengono proprio tantissimi atti, chi è pratico, insomma, se ne accorge nel divin volere, che servono proprio a moltiplicare esattamente tutte le pene, il sangue e le sofferenze sofferte di Gesù attualmente. Quando recitiamo le ore della passione, non facciamo un ricordo di una cosa antica. Ecco, noi stiamo attualizzando qui ed ora, quindi rompendo le mura del tempo, che in Dio non esistono, e stiamo veramente prendendo tutte quante quelle sofferenze di Gesù, offrendole al Padre in riparazione dei singoli peccati per cui sono state sofferte, e le stiamo spandendo sulle anime. Perché il sangue di Gesù, certamente a seconda delle disposizioni che trova, possa toccare e convertire e far tornare a lui i peccatori. Il fiat redimente. Poi il fiat santificante. Questo fiat si moltiplicava in tutte le volontà delle creature per santificarle. Qual è un esempio, per esempio, di un giro nel fiat santificante? A mio modestissimo avviso. Ecco, dire fiat voluntas tua. Qualunque cosa ci accada nella nostra esistenza. Oppure, mettere il nostro ti amo negli atti cattivi che vediamo compiere dalle creature, che è al tempo stesso riparazione, ma è al tempo stesso invocazione
di santificazione, anziché giudicare, chiacchierare, mormorare, no? È fiat santificante il nostro tendere alla perfezione, è fiat santificante il nostro compiere gli atti attuali di unione con la divina volontà, è fiat santificante il cercare di fondersi in tutto con la divina volontà. Ecco. E tutti questi atti si moltiplicano nelle creature per santificarle, quindi per portare la santità di Dio, che non è altro il sicut in cielo et in terra, perché la santità non è altro che il fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Questa preghiera che Gesù ha insegnato e che, come spiegano gli scritti, per 2000 anni è stata ben pregata ed è stata attualizzata solo limitatamente alla unione di una volontà umana rassegnata o accogliente la volontà divina, che è già tantissimo e che porta alla santità, unita alla volontà divina a volte fino a eroismi, ma non ancora completamente fusa e non ancora vivente come una goccia nell'oceano in questo mondo, che è l'ultimo step, diciamo così, che è il top, che però, ripeto, comprende in sé il primo e il secondo step. Sono tre fiat distinti, ma sono una progressione. Non sono aperto e chiuso, aperto e chiuso, aperto e chiuso. No, è aperto il primo, si apre anche il secondo e si apre infine il terzo, in modo tale che nel terzo risuonano gli echi di tutti. Guardate, in teologia trinitaria, Padre, Figlio e Spirito Santo non si possono separare l'uno dall'altro, così come la metafora che fa Gesù, no? In effetti il fiat creante, il fiat redimente, il fiat santificante, oltre che alle tre facoltà, si attribuiscono chiaramente anche alle tre persone divine. La creazione anche dal credo è attribuita al Padre, no? Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Ora è chiaro, noi sappiamo che le opere divine sono tutte trinitarie, no? Ma si attribuiscono per convenienza ad una certa persona. Allora, la creazione al Padre e la redenzione si attribuisce propriamente, tra l'altro, al Figlio, perché è solo il Figlio che si è incarnato, è solo il Figlio che ha sofferto, e la santificazione si attribuisce allo Spirito Santo, che è incaricato appunto attraverso la grazia di santificare le anime, no? Quindi di comunicare la vita divina alle anime. Ora, però, in teologia trinitaria, lo Spirito Santo, per esempio, contiene in sé, anzi, il Padre e il Figlio, anzi. La sua ragion di spirare all'interno della Trinità è proprio il fatto che contiene il Padre e il Figlio. D'accordo? Questo per far comprendere come quei momenti sono sequenziali, ma si contengono l'uno dell'altro. Cioè, la generazione eterna del Figlio, che cos'è? Il Figlio è identico al Padre, d'accordo? E lo contiene totalmente, d'accordo? Lo Spirito Santo è identico al Padre e al Figlio, li contiene totalmente. Ecco. Così Gesù dice: nel fiat creante, quindi la creazione si presenta al nostro intelletto perché, dice San Tommaso, che cosa ha creato a fare tutto quanto il Signore? Non dice questi termini, ma li dice implicitamente: per dire tanti ti amo a noi, che però bisogna imparare a riconoscerli, perché non c'è un nesso immediato, noi vediamo cose materiali. Non vediamo l'autore di esso. Per riconoscere nelle cose materiali l'autore di esso occorre fare un atto di fede e per riconoscere anche quale ti amo Dio mi ha detto in una singola creatura occorre un'operazione intellettuale, mentale, di meditazione, di comprensione. Ecco perché il fiat creante è analogo all'intelletto e mira a rapire l'intelletto dell'uomo facendogli contemplare quanto Dio l'ha amato, chiaramente al fine di provocare la sua risposta d'amore. Ancora di più il fiat della redenzione e che cosa si deve, quale facoltà interpella? La memoria. Ecco perché è così importante meditare quotidianamente sulla passione di Gesù. Santa Chiara diceva: mai si allontani dalla tua mente il ricordo di lui, no? Anche Gesù durante la Santa Messa, guardate che niente è casuale di quello che fa Dio. Cosa diciamo? Al termine cosa dice il sacerdote al termine delle parole della consacrazione? Fate questo in memoria di te. E che cos'è la messa? È il memoriale della morte e risurrezione del suo figlio. Quindi non è semplicemente un ricordo del passato, insegna la Chiesa, ma è una attualizzazione
reale ed efficace del passato che si compie qui. Però è chiaro che per noi che viviamo nel tempo fa riferimento a un fatto antico, d'accordo? Perché il sacrificio del Calvario c'è stato nella storia 2000 anni fa e la messa lo attualizza, ma è un fare memoria. Quindi le opere del Fiat Redimente, le opere del Verbo incarnato e sofferente devono essere oggetto di memoria continua da parte nostra. Guardate che dicendo queste cose, io sto dicendo anche un'altra cosa, che non si vive nella divina volontà se non si sta nel Fiat Creante, nel Fiat Redimente. E poi c'è il Fiat Santificante, terzo step, che è l'ultimo atto, è quello che si deve imparare. Cioè è come dire, attribuita alla volontà dell'uomo, perché il Fiat Santificante mira a incatenare, bellissima questa espressione, rapire, incatenare l'umana volontà nella volontà eterna e renderla da essa sostenuta in modo tale che diventi quasi impossibile sfuggire ad essa. È bella l'espressione incatenata, no? Noi sappiamo che la catena, come gesto di appartenenza a Dio, fu introdotta nella spiritualità cattolica da San Luigi Maria Grignon da Montfort, che esorta a indossare una catena dopo aver fatto la consacrazione con la Santa Schiavitù, per il motivo molto semplice che gli schiavi anticamente portavano le catene addosso, sia ai piedi con una palla attaccata, ecco, sia alle mani quando venivano trascinati, diciamo così, portati, diciamo così, a catena dai padroni, come perdita della propria indipendenza, della propria autonomia. Ecco perché io continuo a ripetere che la consacrazione totus tuus è propedeutica al regno della divina volontà, se vissuta veramente. Ecco, quindi mettersi la catenella al polso, al collo, dove uno vuole, insomma, ecco, si può portare in tanti posti, ma poi agire di volontà propria, quindi non ubbidire alla Madonna o cose di questo genere. Ecco, io molte volte mi trovo con animi, io sono molto restio. Sono diventato molto restio a concedere a cuor leggero questo tipo di consacrazione a chi mi chiede un parere, no? Perché mi si presenta una pia signorina, ecco, vuole fare la consacrazione, dico: guarda che se fai questa cosa, cioè, tu devi capire che non c'è bisogno che te lo dico io. La Madonna dai suoi schiavi si aspetta che quello che lei desidera o gradisce, pur senza comandarlo sotto pena di peccato, noi lo facciamo per prima. E quindi se incontro una signorina, ecco, vestita in pantaloni, per essere chiari, e dico: guarda che se fai questa cosa non sei chiaramente obbligata, non c'è nessun tipo, non c'è nessuno che ti prende la catena al collo, ma tu i pantaloni devi prendere e buttarli al secchio, tutti, capito? Perché la Madonna non gradisce questo indumento, come tra l'altro ha avuto modo anche esplicitamente di dire in più di qualche apparizione, ma non ci sarebbe bisogno che lo dicesse, no? E questa non è la cosa più difficile della consacrazione totus tuus, perché è una cosa esteriore, è una cosa relativamente facile. Ecco. Capite? Più importanti ancora sono altre disposizioni interiori che la Madonna chiede, no? Sacrifici del cuore. Ma come fa uno a fare la consacrazione se non è disposto a fare questi? Ecco, terzo fiat, la volontà, cioè allora uno non capisce più niente, cioè nella vita propria capisce volontà di Dio. Quindi l'unica cosa che si chiede in ogni circostanza è volontà di Dio, la cerca, la desidera, la brama, non può starne senza, non muove un passo fuori della divina volontà. Gesù fa una promessa: non finiranno le generazioni prima che la mia volontà regni sulla terra. E solo allora la vita nel volere divino ridonerà all'uomo uno stato quasi come quello di origine. Dice quasi, negli scritti Gesù fa riferimento a diverse cose che accadranno nel regno della divina volontà, oltre a grazie strepitose e straordinarie, che sono quasi certamente da intendere con una rinnovata comunicazione della divinità all'uomo, forse anche comprendente esperienze mistiche grandi, d'accordo? Ma Gesù dice altre cose, per esempio, la lontananza e la vittoria definitiva contro le tentazioni. Un'anima fusa con la divina volontà non deve temere nessuna tentazione. Capite? E poi la scomparsa delle malattie, ne parla negli scritti. Perché le malattie sono la conseguenza del peccato d'origine. Poi parla esplicitamente
del fatto che le anime che vivranno nel divino volere non passeranno per la corruzione del corpo, perché la corruzione è un altro segno della colpa d'origine. Non ho una conoscenza adeguata, ma io ho sempre pensato questa cosa, quindi quando avrò terminato la lettura di tutti e 36 volumi, che è work in progress, potrò affermarlo con certezza, ma a mio avviso uno degli effetti, quantomeno per le anime consacrate, potrebbe essere il silenzio totale della concupiscenza. Il silenzio, sapete che un'anima consacrata vive in castità assoluta, ma può avvertire, i santi ne sono la dimostrazione, San Francesco si due volte dovette combattere contro la tentazione impura, rotolandosi una volta nudo nella neve, un'altra volta gettandosi in mezzo alle spine, ed era San Francesco, insomma, no? Quindi non era un... perché il demonio l'aveva tentato con pensieri violenti di lussuria, e per quanto lui li respingesse, il contatto con questa roba gli provocava, penso che capiate, era un maschietto, delle reazioni. Ecco, ma se una tentazione del genere viene a un bambino, il bambino non ha reazioni, capite? Ecco, si diventerà bambini. Io lo spero tanto, insomma, per le anime che amano e che desiderano la purezza, no? Ecco, e adesso, a prescindere da questa divagazione, diciamo, un po' personale, no? E però questo terzo Fiat sarà una benedizione, come l'arcobaleno. E ci saranno anime disinteressate, saranno come arcobaleno e rappacificheranno il cielo e la terra, e queste anime manderanno via il diluvio di tante colpe che inonda la terra. Io continuo a ripetere, se qualcuno ha a cuore la salvezza del mondo, il benessere della Chiesa reale, anziché continuare come continuano a fare, che vedo quasi quotidianamente, mi arrivano mail sul web, critiche, polemiche su questo, su quell'altro, su questo fatto che non funziona, su quel vescovo che avrebbe detto questa cosa, e per non parlare di altro, eccetera, eccetera. Quindi solo che cose che servono soltanto a fare peccati, perché si sparla e si mormora, indurre, come dire, far agitare le persone che leggono, indurle in confusione, tutte queste cose qui, d'accordo? Assai meglio sarebbe occuparsi di entrare nel regno del divin volere, perché ammesso e non concesso che certe situazioni, che certi problemi ci siano, e alcuni indubbiamente ci sono, il modo per esserne liberi è vivere nella divina volontà e rappacificare il cielo e la terra, mandando via il diluvio di tante colpe. Non c'è altro di sensato e di intelligente da fare. O Divina Maria, che presto regni in ciascuno di noi il divino volere, come ha regnato nell'anima tua. Tu che ne sei la regina, ottienici di entrare nel Fiat santificante, per poter cominciare a vivere nelle nostre anime, il Fiat voluntas tua sic ut in cielo et in terra, con cui concluderemo questa meditazione, riservando per oggi, ecco, il ricordo di questa giornata, appunto è importante ricordare di nuovo questi tre fiat e la loro attribuzione analogica alle tre persone divine, Padre, Figlio e Spirito Santo, e alle tre facoltà spirituali, intelletto, memoria e volontà. Fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.